Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di FK Journey. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag FK Journey qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti con questa nuova puntata di oggi. Una puntata non interessantissima perché sto andando avanti, ma comunque sono molto limitato da tante cose. Adesso ho fatto una battaglia con i ragazzi della GID e mi ha dato anche degli equipaggiamenti assurdi che non so neanche se posso ancora equipaggiare, però intanto me l'ha dati. E andiamo a fare la cosa più importante di oggi, ok? La cosa più importante di oggi è Taverna Nobile. Abbiamo il nuovo da andare ad aprire di Florabelle, ok? Quindi sa da shoppa tanto, tante di queste gemme se ne andranno tutte per cercare di prendere lei. Quindi almeno una trentina ce l'apriamo. A 40 la danno garantita, quindi tanta bella roba. Speriamo di trovarla durante, perché con il 3% c'è la probabilità che ci esce. Allora andiamo a vedere intanto il personaggio. Florabelle, Florida fanciulla, molto carina. Ok, mazza quanto chiacchiera. Ok, Supremo Plus Florabelle, colpo martellante, evoca spina a inizio battaglia. In caso di utilizzo attivo, evoca sbotta e infligge danni ad aria. Interessante. Poi, crescita accelerata, ingigantisce una petalia fornendole un incremento a veemenza e assorbimento vita. Ok. Schiera in battaglia una petalia a distanza, quindi è un'evocatrice che potenzia le sue cose evocate e ovviamente gli evoca anche altre cose tipo spine. Ovviamente questa è la sua focalizzazione eroica. Abbiamo fornisce uno scudo permanente a un'evocazione alleato al momento dell'ingresso in campo. Interessante. E forza amplificata, le petali alleati in forma gigante sono immuni agli effetti di controllo. Tanta tanta roba. Un personaggio molto interessante. Ecco la faccia da davanti come dovrebbe essere. Livello 240, 373k di potenza singola a livello massimo. Quindi interessante come personaggio da andare a prendere. Ovviamente io non ho i bigliettini che dicono loro, perché queste bustine non l'ho mai prese in pratica. Allora andiamo a convertire 3000 diamantini, quindi facciamo 369, li facciamo quasi tutti. E cerchiamo di riscattarla, speriamo di prenderla, così oggi la proviamo pure. Vediamo un po'. La speranza è l'ultima a morire, incrociamo le dita, sembra di no al primo giro. Vediamo un po' cosa ci andiamo a trovare, saltiamo. Ok, i potenziamenti per lui comunque sono molto buoni. Altra reclutata da 3000. Al massimo domani l'abbiamo, se non l'abbiamo oggi, va bene. Neanche qui c'è la nuova, saltiamo ovviamente per non perdere troppo tempo, anche lei potenziata è molto buona. Proseguiamo, vai così, poi ci facciamo qualche cosina, vai, roba buona. Peccato, 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 poteva andare meglio. Comunque potenziamenti, tante belle di queste ghiandine che sono quelle generiche, se non erro. E quelle generiche io le posso riutilizzare in altre maniere. Ovviamente mancano 10. Se fossimo a 1000 non le prenderemmo uguale, dovremmo arrivare a 3000 gemmine. Non è così difficile, perché tanto tra una cosa, una ricompensa e l'altra ci si arriva. Allora, facciamo una reclutata da 10 qua, perché ce ne abbiamo 15, quindi almeno una decina facciamo. La vediamo un po' che ci dice. Olè, vediamo un po' che esce. Beh, 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 tre robine. Ok, andiamo avanti a secco. Due potenziamenti per lui. Mamma mia, tanta roba uguale. Prendere diamanti? No. Non voglio prenderne altri, va bene così. Poi quando ci arrivano gli altri lo facciamo. Qua ce ne abbiamo 6, possiamo pure aspettare un pochino. Astrovista, ovviamente dovremmo andare a cercare di prendere questa o dal carretto o dal negozio di reclutamento. Vediamo un po' se ci sta. Ci sta, ma costa un pochino di più e non c'è quella scontata, perché l'abbiamo presa nella settimana. Allora, negozio di Gilda, vedo sempre con gemme, bustina normale e robine di potenziamento. Qua nel negozio abbiamo 2005, non dobbiamo avere molti di più. Negozio onirico, mo proviamo a fare una battaglia nel negozio onirico, così saliamo, anche perché ho della roba da prendere. Ok, accettiamo solo monete compagno ottenute compiendo gesti di amicizia. Ah, simpatico sei pure, ci prendi in giro. Allora, direi che andiamo a dritto. Io ho visto che c'era un bel potenziamento, intanto vedo missioni fatte, sconfiggi creature, va bene, missioni di Gilda, ottieni i biglietti Dolly per 150, quindi andiamo a prenderci roba. Effettivamente ho fatto diverse aperture, quindi la roba settimanale l'ho già quasi finita. Ma andiamo a farci pure l'arena. Sentiero nobile, ci andiamo a prendere la rubina qua. Grazie, grazie. Ho fatto anche quello settimanale, che roba è. Partecipa a 60 battaglie, consuma 4000 diamantini. E quindi ci andiamo a prendere una quantità di premi interessante. Vediamo un po', ottieni
sette e monete. Pensavo molto meglio, sinceramente. Va bene. Allora, proseguiamo. Inventario ci dice che c'è qualcosa da unire. Pietra anima livello A. Ovviamente potenziamento per una che utilizziamo relativamente poco, però ci può stare, sono sempre i miglioramenti. Allora, queste sono quelle generiche, Omnighianda. A me me ne servono alcune, non mi ricordo se erano scure o quelle belligero. Secondo me erano i belligero. Allora, facciamo belligero una trentina circa. Vediamo un po', quante ne servivano, non mi ricordo, vabbè. Una trentina, ci arriviamo a 200, 207, sono andato pure oltre. Allora, andiamo a potenziare i nostri personaggi perché ovviamente ho preso un po' di roba con la battaglia di prima. Devo arrivare a tutti i livello 140 per salire di risonanza, se no col cavolo andiamo avanti nella storia. Vado a potenziare lui, assolutamente. Ecco, era lui che dovevo livellare, bello lui. 140, intanto ce lo portiamo immediato. Ok, e diventa più di mitico plus supremo. Abbiamo fatto supremo uno dei nostri personaggini. Tanta 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 roba. Ok, mi sembra che gli altri hanno bisogno solo dei loro doppioni ancora. Anche lui può diventare ancora più forte. Oh. Allora, già con Supremo, se Smughi e Merchi usano aroma speciale, l'entità della cura aumenta di un 30%. Quindi già siamo enormi come cure. E qua abbiamo gli altri bonus migliorabili. Abbiamo la robina per migliorare. Ne mancano due, va bene, non è un problema. Allora, ci stiamo avvicinando a full 140. Andiamo a vedere gli equipaggiamenti perché prima ho preso la roba FK ma non ho ancora equipaggiato. Più la roba 175. Oddio, che bello! Ho partecipato a una cosa di Gilda, a un mostro di quelli grossi che dava gli equipaggiamenti 175. Pensavo che non me li potessi equipaggiare. E invece ce l'ho, ragazzi. Ce l'ho, me l'ha equipaggiato. Quindi pure gli altri. Supporto. Oh, no, questa è 130, va bene. Era l'altra cosina che mi è uscita dalla FK. Ok, qua 175. No, proprio su canaglia. Sull'ultimo che potenzio. Ma dai, è cattiveria questa. Ok, proseguiamo. Cecchino. Dimmi che il cecchino. Oddio, cecchino 175. Cecchino 175, che è la cosa che potenzio di più perché c'è sta mezzo Cecia e c'è sta mezzo il nostro stupendo Odi. Allora aumentiamo i danni. Vai, bam. Arriviamo a 135 l'equipaggiamento frontale. Facciamo un'altra riciclata. Ok. E per adesso è il massimo che possiamo fare. Mamma mia, due pezzi 175 equipaggiati così. E presi a random una battaglia contro uno di quei mostri che mi chiedono un aiuto in Gilda. Va bene. Fai salire eroi a livello supremo. Tiè, 100 gemmine per noi. Ottieni eroi per 35. Giustamente, avendo eroi nuovi, dovrebbe farci salire. Allora, qua abbiamo potenziamento suo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. È leggendario addirittura lui, che non lo uso mai in verità, peccato. Forse probabilmente in cose più specifiche ci potrebbe servire. Anche lei, tanta roba. Perfetto, mi sembra che ho finito i potenziamenti qui fattibili e in più mi ha dato altra roba dalla missione. Fai salire eroe leggendario per 13, altri 100 gemmine. Ripeto, domani probabilmente avremo la nuova carta, tanta roba. Allora, manufatti ovviamente penso di non avere adesso potenziamenti perché bisogna arrivare a risonanza 140, quindi mi mancano questi due maledetti. Facciamo così, facciamoci un po' di robina. Regno Onirico, tanto il set del Regno Onirico già ce l'abbiamo, ormai sono ad epico raga, quindi è tostissima. Non dipende da super ovviamente quei personaggi, abilità di trasferimento che si possono spostare. Interessante, ma non è proprio il nostro massimo interesse. Dai, facciamo battaglia. E tentiamo la sorte, anche perché ovviamente questo Necrodrago non è così potente come sembra. È abbastanza gestibile, il problema è che siamo arrivati a livello epico, quindi mo vediamo, difficile in realtà, se riusciamo a gestirlo. Vai! Con la stessa combinazione che ho già fatto vedere nel video passato, non penso che basti per buttarlo giù immediatamente, però abbiamo molta più sopravvivenza, perché adesso il curatore nostro è più ghiozzo. Ok, vediamo un po' se se la regge. Intanto c'è la nostra Cecia. Colpo secco potenziato. Vai, cura Belva. Intanto questa scuda fa trasferimento danno. Vai, gli stiamo facendo dei danni, ma al 100% non penso sia ancora fattibile. Vabbè, dai, sta scendendo velocemente. Il problema, io ho paura che se muore qualcuno di questi è un peccato. Sfida Elite Necrodrago sta scendendo. Vai, così stiamo reggendo. Anche perché il curatore adesso è supremo.
Cioè, le sue cure saranno devastanti, regà. Il problema è che non riusciamo a fare abbastanza danni per buttarlo giù al 100-100, secondo me. Cioè, abbiamo fatto una riduzione di difesa dell'avversario e Cecia c'è morta adesso, quindi... un tantinello tristi, però potremmo provare una cosa diversa, a buttarci giù un altro bel belligero a posto di Cecia, che fa danni su singolo o che fa riduzione delle difese. Possiamo provare, perché comunque 6 milioni e 5 l'abbiamo tirati giù, eh. Tanta roba, nuovi record qua e anche nuove gemmine. Allora, facciamo un piccolo switchino, tentiamo la sorte, anche se Cecia, ripeto, è più forte di alcuni che ho belligero, anche perché non ce l'ho 140 belligero attualmente. Allora, 4 su 5 potremmo pure azzardare una cosa diversa, potremmo mettere Rowan e accelerare le quantità delle abilità, anche se è molto rischioso, oppure andare di DPS pesante, quindi aggiungere un DPS esterno. Che funziona. Allora, questo non è dipendente dalla super, però il teletrasporto non lo fa e non è ancora abbastanza potenziato. Quindi potremmo o reggere di più con più scudi e aumentare i danni degli altri. Allora, questo è un tentativo, raga. Però, secondo me, lei sarebbe migliore da mettere Marily. Marily. Proviamo. Proviamo così. Ecco, per sbaglio ho fatto lo switch e non si è salvato. Proviamo prima con lei. Ok, un po' larghi. Perché la sua abilità è ad area. Lo maledetto. Quindi più siamo ammucchiati e più prende. Ok, ci siamo divisi abbastanza. Siamo tutti ai bordi margini. Tranne questi due, il curatore e il coso. Ci dovremmo stare. Odi bello al sicuro da solo. E il bello è che Kafka dovrebbe mettere lo scudo. Kafka si chiamava, non mi ricordo mai. Sì. Ok, scudo e potenziamento attacco agli altri compagni. Quindi gli dà anche un bonus danni, oltre al fattore di proteggerli con lo scudo. Quindi potrebbe funzionare la cosa. Sta calando velocemente anche perché stiamo utilizzando la meteora. Ovviamente non è ancora abbastanza potenziata. Eccola che parte. Ha crittato, raga. Ha crittato. Quindi aumento del danno. Sopravviviamo, ma stiamo facendo molto meno danni. Cecia, ovviamente, era una mano in danni non da poco. Ok, niente. È stata eliminata prima di Cecia. Beh, cioè c'era 140, ovviamente. Allora, stiamo sopravvivendo di più, ma stiamo facendo molti meno danni in confronto. Allora, io vorrei azzardare, come ho detto, a metterci Marily, perché tanto a sto punto, a differenza di danno, mettiamo ancora più danno. Anche se Marily è un po' a rischio, perché si sposta di continuo e si ammucchia a fianco agli altri. Allora, proviamo quest'ultima volta, vediamo un po', e poi andiamo a fare magari un paio di arene. Ok, dobbiamo levare lui, eccolo qua, e andare a mettere la nostra stupenda, perché lei è la migliore DPS dei Dream. Quindi a questo punto, magari potenziata da tutte le diminuzioni che fanno i Beligero, potrebbe effettivamente fare sufficienti danni. Eccola qua che parte, ok, sta scendendo con comunque buona velocità, si è allontanata molto bene dagli altri. Tanto Odi aggiunge del buon veleno. Vai così, sei rispostata vicino al curatore però. È un po' cattivella, te lo posso dire. Ecco, allontanati. Va bene, non è stata colpita perché si è allontanata mentre lui sparava. Tanta roba. Tanta roba davvero. Ok. Mo vengono colpiti entrambi. Ci sta. Allora, danni. Forse stiamo andando leggermente meglio. Il problema è che se prendiamo troppi danni, non ci salviamo. Ok, mega curona che potenzia anche i danni. Olè, Odi sta continuando ad avvelenare. 29 secondi. La vita sta ancora bene nostra. Però, mamma mia, che batosta gli ha tirato. Per fortuna che si è mossa. Almeno la cura gli arriva. Eccola. È spostata da sopra la macchia. Tanta roba. Non so se riusciamo a fare i danni record. No, mi sembra di no. Quindi Cecia è stata la migliore opzione. Ovviamente perché è 140, raga. Ovviamente perché è 140. Piano piano, piano piano, allora ci arriveremo anche a lui. Nuovo record però, 57,6. Va bene. E abbiamo fatto un po' più danni. Andiamoci a prendere la robina che abbiamo guadagnato da questa battaglia. E ci sono dei potenziamenti equipaggiamento da fare. Apertura cassa. Ah, oh, equipaggiamento 160. Toccherebbe potenzia Cecia. Toccherebbe potenzia Cecia e Odi. Secondo me toccherebbe potenzia loro. Eh sì. Mi dispiace, lo devo fare. Cecchino, tanta roba. Cecchino, veramente tanta roba. Ok. Vediamo un po' se abbiamo potenziamenti secondari da fare. Sembra di no. Quindi abbiamo avuto comunque un aumento di danni importante. Missioni portate a casa. Potremmo
Partecipa al regno onirico, quindi ci prendiamo 140 diamantini. Qua prendiamo 500 punti delle missioni di Gilda, quindi stanno andando molto bene anche le missioni di Gilda. Sentiero nobile continua a salire col settimanale, quindi siamo a 46. Altri punticini, che ora ce ne vogliono 2000 a botta per farne salire uno di questi, quindi da free to play è un po' impegnativo. Siamo a 1300 diamantini già ad adesso, quindi a 3000 ci si arriva veramente tranquilli. Allora, potremmo fare anche le battaglie FK, ma mi sembrano un po' fuori luogo. Facciamoci l'arena di oggi. Vediamo un po' che cosa ci capita. Anche perché c'è una cassettina delle arene da andare ad aprire. Sfida, visto che abbiamo potenziato, siamo 214, andiamo a 195. Sperando che non si alza di tantissimo lui. Noi siamo a 236 totali. Perché abbiamo, a parte Cecia, fantastica. Odi è diventato così. E adesso io c'ho ovviamente lui che mi fa da teletrasporto. Vediamo un po', chi me posso pia? La loro curatrice la buttiamo subito giù, la zoppiamo immediatamente, regà, vai, azzoppiamogli immediatamente la loro curatrice. Ovviamente a questo punto lui deve stare qua, anche se forse Cecia potrebbe stare bella lontana. Curatore, protettivo, vediamo un po'. Ok. Allora, il tank che muore e ritorna in vita è bello pronto, gli abbiamo fregato la curatrice, il nostro Odi sta attaccando alle spalle in maniera incredibile, non so se l'avete notato. Mamma mia, quanto è cattivo. Sbam. Ci siamo. Ok, ah, c'avevo l'abilità sbagliata. Se c'avevo quella con la star l'avevo eliminata prima. Però meglio così, dai, ci abbiamo qualche cura di più. Odi sta continuando a menare laggiù la povera Cecia avversaria. Ok, ci siamo. Teletrasporto qui davanti. Perfetto. Ora ritorna. Ciaone proprio. Portata a casa, ragazzi. Ovviamente ho letto qualche commento che mi diceva Mordo che usi una determinata cosa e secondo la guida sarebbe quello meglio utilizzato l'altro. Dipende da quello che avete potenziato prima. Quindi non tutte le guide vanno bene per tutti. Quella è a livelli massimi. Quando si parla di guide si parla sempre a livello 2,40. Che io ancora devo arrivarci, ovviamente, perché essendo free to play ci metto più tempo e più fatica. Ovviamente, molti ci sono già arrivati perché hanno giocatino oppure hanno giocato dalla beta, se non erro, perché mi sembra che la beta fosse anche molto utile in questo caso. Allora, abbiamo una problematica importante che si chiama Rowan, che non si può pia. Perché Rowan si è messo in una posizione interessante? No, forse sì. Vediamo un po'. Ok. Cecia la riesce a spostare. Quindi, secondo me, è solo una questione di posizione. Ok, lui va qua, lui va qua. No. Ok, sono riuscito a prendere Rowan. Da questa posizione dovrebbe essere buono. Leviamolo da lì così gli leviamo il bonus. E lo eliminiamo immediatamente. Anche perché non è molto resistente Rowan. Vai. Seccato immediato. È importantissimo levarlo. Ok, Curona da Supremo. Ormai gigantesco. Ovviamente adesso è pure potenziabile l'equipaggiamento suo di nuovo. Quindi è da potenziare. Cecia sta prendendo delle serie botte. Oh madonna, che causa c'ha di così potente che mi ha eliminato pure il curatore? Oh miseria! Ma devastato, regà! No, aspetta, aspetta, ce la facciamo però. Ce la facciamo perché c'è sta il nostro Odi che è ancora vivo. E vai così, il loro tank adesso lo mandiamo giù. Ce l'abbiamo fatta! Me la sono vista leggermente brutta per un attimo. Ok. Tanta roba, vai così, buttiamolo giù. L'importante è potenziare cose buone e giuste, se no si perde con attimo. Perfetto, fabbrica di danni. Terzo epico 3, non manca tantissimo. Dai, un po' di punticini, a noi ci piangono. Ovviamente sto facendo queste arene perché fanno parte anche delle missioni che devo fare. Andiamo da Kib, potremmo perdere secondo me, perché dipende poi dalla trasformazione dopo quando entriamo in gioco. Ok, niente di eccezionale. C'ha sia lui che la curatrice ad area a distanza. Io gli eleverei lo spammare delle super. Quindi converrebbe ugualmente fare un trasferimento importante al contrario, quindi così. E tutti che menano là, almeno che lei non si può spostare e menare qualcuno dietro, niente, l'ha fatta apposta perché gioca come me, più o meno. E adesso gli switch il personaggio e vediamo che cosa succede. Pronti e cattivissimi. Ok, Rowan sta per andare giù anche se ho utilizzato l'abilità che non ha potenziato niente perché mi sembra che ad area ravvicinata Rowan.
Invece la tizia, se la prendevamo e faceva la super di cura, prende in tutta l'area della mappa. Quindi non è come quello che utilizziamo noi, che prende un'area più ristretta ma cura veramente in maniera più intensa. E dà anche dei grandi potenziamenti, come avete visto. Ok, perfetto, portata a casa anche questa. Tutte le arene che stiamo prendendo le stiamo vincendo, quindi piano piano si sale. Tanta roba. Epico 3, manca veramente pochissimo. Se ne vincessimo un'altra ci arriveremmo, ma non ci credo, anche perché sono 1150 gemme se ci arriviamo. Ah, potremmo avvicinarci alle 3000 gemme che ci servono. Diamanti. Allora, 194. C'ha il nome Giappo, potrebbe essere una fuffata. No, è bravo, è bravo. Ok, allora, lì c'è un Rowan nascosto per bene e c'ha il curatore grosso, quindi converrebbe levargli Rowan. Anche qua. Ok, per levargli Rowan è un problema. Almeno che no, non gli levo Rowan, regà. Ma stiamo scherzando. Gli vado a levare il curatore grosso. Il problema è che noi il curatore grosso glielo devo mettere in maniera che non me se ne va. Quindi lo devo mettere più avanti a rischio che perde. Quindi lei la mettiamo qua dietro. E ovviamente, diciamo che è un rischio grosso quello che sto prendendo. Vediamo un po'. Gli levo il curatore, quello lì ad area ravvicinata. Quindi non hanno cure adesso. C'hanno solo le cure di Rowan. Vediamo un po' se ce la facciamo. Per ora stiamo molto bene noi perché noi siamo curati. Ok, il problema è che forse non riusciamo a buttargli giù il curatore ravvicinato perché si cura anche lui stesso. Oddio, che batosta su Odi! Oddio, l'ho sentita dolorosissima. Siamo molto a rischio, raga. Perché i miei si sono concentrati su effettivamente il loro curatore. Non è vero? Arrivata, è arrivata Cecia. Aggressivissima, ha fatto fuori tutte le backline. Complimenti, Cecia. Tanta roba, è morto solo il povero Odi. Che è stato preso di mira perché si è girato subito. Ok. Ok, Epico 3. Tanta roba. Epico 3. E vai così, Epico 3. Allora, dovremmo salire. Elmo della vittoria migliorata. Intanto, monete arena ottenute più 5%. Con Epico 3 non ci dai 1190 o è soltanto ottenuto quella di debutto? Ok, quindi con la prossima mi avrebbe dato delle gemmine. No, sei cattivo, ricompensa 1190 con la cosa debutto. Oppure me la date, non ho capito. Va bene. Allora, qua ci sarebbe l'altro premio, che sarebbero altre monete arena che per adesso non ci interessano. Andiamoci a prendere il premio. Siamo a 2005, raga, veramente. Tanta roba! Missione Gilda, sfide dell'arena. Fatte per 20. Oh, per pochissimo, regà, non la possiamo prendere. Come possiamo prendere dei diamantini qua in giro con le missioni? Non penso ci sia modo per prendere dei diamantini con le missioni in giro. Anche perché mi sembra che tutti quelli lì, i sondaggi li ho fatti, regà. Provo a controllare un attimo se c'ho qualche sondaggio vecchio non fatto. Allora ragazzi, ho visto come potrei vincere qualche diamantino per arrivare lì, 200, 400. Allora, diciamo che è un po' difficilino, mo cerco di recuperare un po' di diamantini e se riesco vi faccio l'open adesso. Ok ragazzi, sono riuscito ad arrivare alle 3000 gemmine, 3000 diamantini facendo un paio di battaglie, due o tre battaglie della prova e ho fatto 5 livelli di AFK e quindi sono riuscito a riprendere circa appunto 500 diamantini. Facciamo l'altra reclutata così con questa andiamo sicuramente a prendere la bellissima nuova carta e ce la vediamo insieme in gioco. Vai così. Eccola che arriva. E là ce l'abbiamo sicuro 100-100. Eccola qui. Fantastico. Conta come colosso? Aspetta, come conta come colosso? Che stai dicendo? No, adesso la proviamo in una battaglia FK e vediamo che dice. Allora, progressi FK, battaglia. E l'andiamo immediatamente a mettere in campo. Anche per capire come funziona. Allora, eccola qui giù. Conta come guerriero, ok, molto bene. Ovviamente evoca un sacco di roba, ma combatte fisicamente. È fisica, eh sì, ragazzi. Allora possiamo fare una cosa. Leviamo lei e proviamo a metterci la tizia qua a fianco. Ok? Eccola qua, l'abbiamo. La vediamo all'azione adesso. Ok, prende un sacco di botte, quello si era capito. Per quanto possa essere fisica, mi sembra, insomma,
Evoca roba a distanza uguale? Possibile, no? Attacca fisicamente lei, ragazzi. Va diretto in faccia all'avversario. Molto aggressive. Voglio vedere quando attiva qualche abilità. Non l'ho vista attivare ancora abilità. Oppure l'ha attivata, ma non si è notato. Probabilmente perché non ha fatto un crit. Sarebbe da vedere con un crit addosso. Comunque, la battaglia se l'è retta tranquillamente. Ovviamente adesso è a livello degli altri. Eccola qua. E quindi tanta roba. Però non ha i potenziamenti, non ha nulla. È grado 1. I danni li prende perché comunque vedo che scende, ragazzi. Quindi, ovviamente la differenza si sente. Ecco, magari dovevo spostare un po' le unità in questa situazione. Tanto poi c'è sta Cecia che fa piazza pulita. Lei è morta malamente. Ok, quindi non regge molto bene in solo. È da tenere dietro comunque. Far partire prima un tank serio. Sicuramente. Flora Bell da sola non ce la fa e Thoran non è adatto ad affiancargli. Ok, proseguiamo, proviamone un'altra. Questa era una composizione un po' strana. Ovviamente la sto trattando come se fosse una battaglia FK. Facciamo così, mandiamo lui avanti e lei la mettiamo leggermente dietro, così non viene subito bersagliata. No, attacca a distanza. Sta evocando roba a distanza, effettivamente, quindi non è da metterla davanti. Ah, ok, è tipo una Cecia allora. Però conta come guerriero. Va bene, interessante questa cosa. Sta battagliando, ha evocato delle spine da quelle parti. Interessante. Quindi abbiamo doppia evocazione perché c'è sia la roba di Cecia che la roba di Flora Bell. Vai così. Sembra che se l'è cavata molto bene con una leggera retrovia. Quindi combatte fisicamente, ma non deve stare davanti agli altri. Ok. Proviamone un'altra, sempre messa internamente a fianco al curatore. Ci dovrebbe stare molto bene. Vediamo un po'. Per ora è sopravvissuta, voglio vedere quando attiva l'abilità che cosa succede. Che tanto coso dovrebbe tornare in vita, non è tornato in vita, che è successo? Flora Bella ha evocato il cosino in mezzo agli avversari. Eppure Cecia ha evocato il suo, mamma mia quanta roba evocata. Sì, la festa delle evocazioni, ci piace. Ok, niente male, abbiamo fatto un po' di livelli FK molto carini. Io direi che l'andiamo a vedere direttamente all'interno della sala risonante. Perché adesso che ce l'abbiamo possiamo andarla a guardare molto più da vicino. Eccola qui. Flora Bell, ovviamente epica, che educa le sue cosette. Guardate che belle. Oh, che bello. E i figli, in pratica. Evoca i figli. E spariscono e si rificcano sotto. Carini, carini, carini. Ovviamente qua abbiamo tutte le abilità. Ovviamente da arrivare prima a Supremo ci vorrà del tempo. Perché adesso abbiamo preso solo la prima versione. Però tanta, tanta roba. Ragazzi, sicuramente cercherò dei team, delle squadre dove lei sta bene e farò nei prossimi giorni dei video con lei in squadra per capire bene come sfruttarla. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag AFK Giorni in questi momenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.